iniziata, avevo 16 anni, adesso ne ho 80, di conseguenza direi che è passato un po' di tempo. E andavo a giocare a ping pong in parrocchia con Marielle, sua sorella e altre ragazze. Poi nacque l'Antoniano e cominciamo a venire a fare volontariato, servire alla mensa e poi incontrai un ragazzo che è diventato mio marito, perché lui era il tecnico dell'Antoniano, e dopo mi sono sposata e venivo solo pochissime volte. Il mio ruolo era assistente di Marielle e avevo la parte organizzativa, l'avrà scelto padre Berardo e gli altri frati, penso. Io non avevo mai ragione, perché quando ero con Marielle davo ragione ai genitori e quando ero con i genitori davo ragione a Marielle, perciò. Io e Marielle eravamo completamente diverse, però avevamo alla base proprio prima un affetto grande, perché per me era come una sorella, e tanta stima. Di conseguenza, anche discutendo, alla fine veniva sempre fuori la verità, cioè nel senso, io sapevo che lei non mi avrebbe mai detto una bugia, altrettanto io. Direi i miei quattro frati, che mi hanno dato tanto, perché erano diversi uno dall'altro e ognuno mi ha lasciato veramente tantissimo, mi ha fatto crescere. C'era padre Gabriele, padre Berardo, padre Benedetto e padre Ernesto. Direi che padre Gabriele era un giornalista ed era spiritoso. Ti racconto un aneddoto di padre Gabriele, perché lui scherzava sempre, era eccezionale. Mi ricordo una volta eravamo giù a cena con il direttore della RAI e vedo che si avvicina al direttore della RAI e parlava all'orecchio. Allora io dico, lo so, sapete Gabriele, che lei dice che io sono innamorata di lei. E lui, col direttore, vedi che ha fatto una confessione? Te l'avevo detto? Perché lui, al direttore, aveva detto, adesso ti faccio fare una confessione. Non era vero niente, era solo così perché lui era spiritoso e prendeva in giro tutto così. Padre Benedetto era l'amministratore e Padre Berardo, anche lui mi ha dato tantissimo, lui era l'intellettuale e padre Ernesto era un po' il manager. Non te lo so dire, perché adesso quando incontro i bambini mi dicono: ma cosa avresti fatto al tre? Non lo so, non ci sono mai arrivata. Le tasse, tutte le volte che vengono i bimbi dello Zecchino, mi danno un bacio sulla guancia e sono le tasse, però appena entrano, arrivano, fa la tassa e mi baciano. Ma il guaio è che quando tornano a casa loro mi scrivono tante, tante tasse che purtroppo pago. È una storia di un bambino di Venezia, eccezionale, e questo diceva sempre: lo sai che tu sei più bella del treno, ma io non riuscivo a capire. Allora sua mamma dice: guardi, che è il complimento più grande che le possa fare, perché per lui esiste solo il treno. No, guarda, quei bambini poi ti danno talmente tanto che è una cosa incredibile, guarda. Io ho ricevuto veramente tantissimo. Beh, direi parecchie, cominciando dal fondatore e poi, ma ti dirò di più, che se io tornassi indietro rifarei uguale, perché sono sicura che uno della mia famiglia non mi tradisce mai. Per dare delle canzoni ai bambini, adatte ai bambini. È nato lo Zecchino, è nato con l'Antoniano. No, lo Zecchino vero è nato
a Milano, e poi è venuto dopo 2 anni a Bologna, e da allora proprio erano solo canzoni per bambini. Direi tante. Caffè della Pipina. La mia vita. Beh, direi oltre al piccolo coro la solidarietà. La solidarietà è stata veramente importantissima ed è stata quella che mi ha dato anche lo stimolo per inventare le cose, per vedere come si poteva. Erano altri tempi, perché erano altri tempi che ci potevamo permettere tante cose che adesso non puoi più farle, ma tipo, non so, le lotterie con i bambini, le cene, addirittura organizzavamo feste da ballo nello studio televisivo per i genitori. Abbiamo inventato un mercatone che è quello. Ormai è da 40-45 anni, cioè era proprio lo scopo principale, era proprio fare tutte queste cose per riuscire a dare un aiuto alla mensa e a tutta l'altra solidarietà. Andammo dal Papa, no, dal Papa, dal Presidente della Repubblica e io ho sempre avuto l'abitudine di chiamare i miei genitori. I genitori del piccolo coro erano i miei genitori. E allora andammo a fare la visita e c'erano le guardie. E io a queste guardie dissi: guardi, per piacere, potrei far vedere il Quirinale ai miei genitori? E lui: ma certo, non c'è problema. E io: genitori! Venire tutti i genitori, guardi, è stata una forza incredibile, perché veramente i genitori sono sempre stati la mia vita.